Un brano meraviglioso che non ha bisogno di particolari presentazioni. La cura, Franco Battiato. Te proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita. Dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori e dai tuoi spazi e tumori, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Andavo per i campi del Tennessee, come vero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Sei tu? Sei Valeria? Incredibile. Va, 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 va. No. Fammi, voglio controllare. Parla con la tua voce, Valeria. Eccomi. Eccomi qua, aspetta, tolgo le cuffie. Mamma mia, che emozione, che brano, ragazzi. È Valeria. Loretta. Guarda, io volevo fare i complimenti a Valeria perché lei, in tutto il percorso che ha fatto, ha sempre proposto dei personaggi un po' particolari, no? Da Noada, eh? Gliel'abbiamo dati. No, certo, però voglio dire che poi lei se li sia messi addosso, che ci sia riuscita, eccetera, è ammirevole, perché ha fatto un percorso veramente a ostacoli, con personaggi un po' di nicchia anche, no? Un pochettino sulla scia di Eddie anche, Angelillo. Che... Sì, è vero. Quindi io l'apprezzo soprattutto anche per questo. Qui mi sembra la figlia di Battiato, se mai avesse, nel senso, un figlio, anzi, scusa, perché ho visto anche le manine con i pelucchetti. Il dettaglio. E la gestualità molto simile e in alcuni punti anche queste note, oh, così un po' fantastico. Sei pure tu che segui il sufismo, no? No, però lo ammiro tantissimo perché è un filosofo dei giorni nostri. Ma lui si è impegnato tantissimo per lavorare anche interiormente, no? Per cui è una persona che... Questo è uno dei testi più belli che secondo me lui ha interpretato. Sono perfettamente d'accordo. Grazie per avermelo assegnato. Compito difficilissimo, non per me ma per lei, sinceramente. Una delle esibizioni più difficili da fare perché è un esercizio zen. Perché avete scelto una persona che... canta raccontando senza l'enfasi del cantante. Prima dell'ascensore era una cosa, quando è entrata un'altra, irriconoscibile, perfetto il trucco, perfetto l'abbigliamento, perfetta la gestualità, perché eri ferma, si muovevano sotto solo le braccia,
lui a volte muove le braccia portandoti in questo suo mondo spirituale, no? Quindi io non pensavo riuscisse a farla così bene. Maria, grazie, detto per Christian! Te. Grazie. A parte la cantante, questo personaggio dimostra che questa ragazza è una bravissima attrice, anche nella gestualità. Devo dire che hai fatto proprio una cura, tu che sei così bella, per diventare un mostro come... No, dico un mostro di bravura come mostro di Battiato. Mostro di bravura. Comunque di brava, complimenti. Grazie. Enrico, per chiudere... Per me sei stata bravissima, direi sincretica, perché è il sincretismo proprio di Georges Gordieff, che è stato ispiratore di Battiato, e tu che sei una donna hai fatto un uomo, quindi vedi, me lo sono segnato, tendenze eclettiche e conciliatrici tra scuole di pensiero diverse. Sì, una filosofia, quindi tu sei una donna, quello è un uomo, hai fatto la gestualità, come ha detto Maria, perfetta. Perché lui canta muovendo solo le mani, sembra che muova le note musicali. Io ho trovato un'ottima interpretazione, complimenti. Grazie mille, Enrico, grazie. Molto bene, grazie, accomodati pure. Sì.